No, ragazzi, non sono dei bilancieri per fare pesi, ma sono dei pattini autobilancianti, anche se li si potrebbe utilizzare per fare pesi perché pesano 3,5 kg l'uno. Uno lo appoggio perché non ho i muscoli e ve li faccio vedere. Qua c'è il pulsante per accenderli, anche per vedere lo stato della batteria, batteria che garantisce 45 minuti di pattinata. Non so se sulle strade italiane questa cosa sarà possibile, ma sapete che io amo queste cose, amo la mobilità sostenibile, quindi mi scimmino tantissimo. Questo è il rullo che dà il moto. Come vedete ci sono delle luci avanti e dietro per segnalare la vostra presenza. Vanno al massimo a 12 km all'ora, sono auto bilanciati e bilancianti. Potete andarci sopra solamente se pesate tra i 10 e i 100 kg. Direi che io sono in perfetta media, quindi non mi resta che provare ad andare a schiantarmi. Cioè io praticamente ho l'obiettivo in un minuto di imparare a andare così. Non ce la farò mai. Ok, è giunto il mio turno, quelli sono i miei pattini e la ragazza adesso dovrebbe darmi le istruzioni per non uccidermi. Ma per essere più safely, il telefono l'ho messo nella tasca anteriore, perché se cado di culo lo spacco. Casco XL, quindi inutile. Non oso immaginare la faccia da pirla che io abbia in questo momento. Ok, I would recommend you maybe come on the other side. Ok. Ok, just put your foot on one of them. Just relax. Ok. I better relax it. If you don't move into front or back, it's not moving. Okay. So all you have to do is not balance. Okay. Like you balance, but this time you don't balance, you step on a flat surface, that's it, okay? Okay, quindi okay. Questo è un prototipo che non è bilanciato, so e quindi bisogna stare... Your natural position. Oh, the natural position. Wow. And if you want to go for an egg fight, yes, thank you. Ma è veramente semplice. Ecco, girare è già più complicato. Però andare avanti e indietro è semplicissimo. Wow! Adesso rovino il video a questa ragazza e provo a accelerare. Vai! Fino a 12 km all'ora dovrebbero andare. No, molto semplice da utilizzare. Non proprio naturalissimo il movimento perché appunto questa versione non è ancora autobilanciata. Non sono in Italia con le buche che abbiamo e con i dossi, i sassi come potrebbe essere, ma devo dire che anche andare indietro molto naturale, molto semplice. E poi tra l'altro, se vi state ammazzando come il ragazzo, basta lanciarli e siete a 10 cm da terra. Ci sto prendendo un sacco la mano, mi sono preso la telecamera, ma lo step successivo è quello di provare a fare... Avete presente come le danzatrici sul ghiaccio? La piroetta, mi hanno detto che si fa così. Si allarga le braccia e si gira. Ce la sto facendo! Ma dai, li voglio! Ciao, vado! Posizione aerodinamica. Ma Segway porta anche il nuovo Ninebot, ovviamente Ninebot by Segway, ovvero il monopattino, che cambia rispetto a quello che ho io, che è praticamente lo stesso modello Xiaomi, perché si fa un po' di casino tra i brand, ma Xiaomi ha incubato Ninebot che ha comprato Segway, questo dovrebbe essere l'assetto societario. Batteria nel tubo qua verticale, quindi non più sotto al pianale. Dovrebbe anche essere leggermente ammortizzato, almeno credo. Vediamo, proviamo a tirare su questo. Sì, vedete, c'è una molla là sotto. E questa non è una cosa da sottovalutare, perché col mio Ninebot, appena prendo il San Pietrino, il pavè, praticamente vibri tutto. Abbiamo anche un display che indica la velocità e le varie modalità qua sopra. L'acceleratore rimane sempre qua di fianco alla manopola, ma abbiamo anche un'altra, vedete, un'altra manopola che sinceramente non so a cosa serva. Proprio per questo io sono molto curioso di provarlo. Altra cosa che vorrei provare, anche perché sì, la normativa è borderless, non si capisce ancora perché parla di due ruote, invece questi sono monoruota, ma il nuovo monoruota di Ninebot, lo Z10, sorry, passo in mezzo, che ha una gomma motociclistica perché arriva fino a 45 km orari. Il P54 quindi si può andare anche quando piove e 90 km di autonomia. Non oso immaginare quanto pesa. No, praticamente, vabbè, impossibile da portare in giro a mano. E proprio per questo ha, vedete, questa maniglia che si sgancia e la si può utilizzare per portarlo con sé. Farò cadere tutto, spero di no, ci sto riuscendo, vediamo se riusciamo a rimetterlo a posto. Mi guardano malissimo, ce l'ho fatta. E adesso qua i pattini che ho appena provato, vi faccio vedere il Lumo, che praticamente è un Ninebot Plus, come quello che ho io. Non ho ancora fatto recensione del Ninebot Plus, avete ragione, ma è una figata. Con montata però una testa che consente di avere una camera autobilanciata, controllata anche da remoto. Insomma, faccio prima farvelo vedere che a spiegarvelo. Eccola lì,
e praticamente può fare cose in autonomia, si può anche programmare, vedete se vi riconosce, poi vi segue, vi scatta le foto, insomma una figata.